Per la seconda puntata dei Live, X Factor accoglie due ospiti internazionali di grande livello, ovvero Sting e Shaggy. Un sodalizio decisamente inedito è quello che vede uniti i due artisti fin dall'inizio dell'anno, quando la coppia ha lanciato il loro primo singolo insieme intitolato Don't Make Me Wait. A differenza di quanto accade per altri featuring che uniscono il mondo pop a rap, in questo caso però non si è limitato ad un solo brano ma ad un progetto musicale completo e molto interessante. Shaggy e Sting, infatti, hanno pubblicato anche un album congiunto intitolato 44876 numeri che corrispondono ai prefissi internazionali di Giamaica e Gran Bretagna, e hanno dato vita ad un tour che la scorsa estate li ha portati ad esibirsi anche in varie località italiane tra le quali Roma, Napoli e Taormina. Si è trattato di un sodalizio riuscito, durante il quale i due artisti hanno riproposto anche alcuni dei loro più grandi successi. Una collaborazione riuscita appunto nonostante il background musicale sia diverso, la collaborazione artista tra Sting e Shaggy sembra riuscita come confermato dall'interesse suscitato dal loro primo album insieme 44876. A proporre il sodalizio artistico è stato Martin Kesebaum, attuale manager di Sting e in precedenza responsabile delle edizioni di Shaggy. Kesebaum qualche mese fa aveva inviato a Sting una demo del brano Don't Make Me Wait inciso proprio dal rapper giamaicano e il musicista inglese ne era rimasto piacevolmente colpito, al punto da decidere di raggiungerlo in studio di registrazione a Los Angeles per creare una nuova versione del pezzo adatta ad entrambi. Quando ci incontrammo cantai il ritornello, e poi provammo a rendere il pezzo un po' più vicino a me, e abbiamo inciso anche una strofa insieme, ha spiegato Sting che poi è andato ben oltre alle aspettative. Lui e Shaggy hanno infatti deciso di creare un album nel quale hanno confermato l'amore per la propria terra. L'ultimo singolo. Sting e Shaggy saranno ospiti di X Factor 2018 questa sera e presenteranno il loro ultimo singolo, tratto dall'album 44876. Il brano si intitola Gotta Get Back My Baby ed è già disponibile in rotazione radiofonica oltre che acquistabile e ascoltabile sulle principali piattaforme streaming già dallo scorso venerdì. L'uscita del singolo è stata inoltre accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip, firmato da Michael Garcia, nel quale appare anche l'attore americano Steven Bauer, già noto per la collaborazione in Scarface e Breaking Bad. Nella clip, ispirata ai classici telefilm polizieschi americani, appare una coppia di tutori dell'ordine impegnati nella ricerca di Roxy, un pericoloso latitante. La canzone è stata prodotta da Teflon, noto per avere già lavorato con Wyclef Jean, Fat Joe e Rough Riders, e da Martin Kesebaum, principale ideatore del sodalizio artistico tra Sting e Shaggy. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.